Ciao a tutti, benvenuti a questo unboxing di questo monitor, micro monitor 7 pollici Toguard. Abbiamo una scatoletta, ci arriva ovviamente la solita confezione Amazon Prime, una scatoletta, un monitor da diversi usi, dall'uso casalingo a quello professionale per chi necessita di un monitor piccolo, trasportabile e comodo. All'interno abbiamo il manuale, tutta la serie di monitor prodotti dalla Toguard che variano dal 7 pollici che abbiamo in questo momento qua fino a un 15,6 Full HD e anche 2K. Abbiamo qui poi anche un redeem code per degli omaggi che ci farà l'azienda. Il monitor arriva con il suo un sacchettino che adesso andiamo ad aprire, protetto da una pellicola. Non ci sono tasti, sono a sfioramento, comodissimi. Poi vi spiegherò anche il motivo per cui sono comodi rispetto a monitor simili, ma con tasti che vanno premuti. Abbiamo poi qui la classica vite per supporti tipo macchina fotografica. Ottimo perché se vogliamo usarlo come monitor esterno per una reflex o per un'altra tipologia di macchine fotografiche, possiamo montarlo in uno di quei rail, in uno di quei sistemi dove si integra perfettamente. Sul retro troviamo due speaker, la guida per l'altro blocco di tipologia, in cui poi vedremo nella confezione accessoristica. La doppia alimentazione, abbiamo un'alimentazione USB oppure classica 12 volt, quindi volendo possiamo alimentarlo anche da un sistema USB con i 5 volt classici. Le connessioni sono molto semplici, non sono tantissime, ma sono quelle per cui questo monitor è nato. Abbiamo un ingresso audio-video composito, ottimo per telecamere, telecamere di sorveglianza, telecamere di ispezione, oppure vecchie console videogiochi, perché no? O videorecitatori in cui abbiamo bisogno magari di metterlo come monitor spia per l'ingresso video se facciamo montaggi video. Abbiamo poi un HDMI utilissimo perché se vogliamo collegarci PC, Raspberry, piuttosto che anche un decoder TV, qualsiasi periferica HDMI, perché no, anche un Xbox, una PlayStation, una console videogiochi moderna, possiamo farlo. E poi abbiamo un connettore che somiglia a un micro USB, in realtà è un connettore VGA, ottimo perché possiamo collegarci tutte quelle apparecchiature che escono in VGA, magari anche obsolete, di cui però abbiamo ancora un uso su questa macchina. Io personalmente l'ho acquistato per utilizzare come monitor di servizio per un PC, in modo che posso tenere sotto controllo temperature, velocità e quant'altro del mio PC. Lo collegherò ad un'uscita della scheda video, probabilmente alla VGA adattata, che è più che sufficiente per quell'uso che devo farne. Diventerebbe il terzo monitor della mia configurazione, proprio scelto piccolino perché deve solo visualizzarmi lo status del PC. Inoltre, uno dei miei utilizzi sarà anche quello come monitor per un Raspberry, per tenere sotto controllo la rete ed altre gestioni sempre della network, e poi, volendo, anche un collegamento HDMI, perché no? Un decoderino e mi vedo la televisione. Questo è il corpo macchina. Ah, ecco, scusate, è sottilissimo e leggerissimo. È veramente un bel prodotto. È di plastica, sì, ma non ha quel tatto
tatto cheap, quel tatto economico e lucido, non ha parti gommate che a lungo andare la gomma si lascia andare e sappiamo tutti come diventa. È veramente un bel prodottino. Vediamo ancora nella confezione cosa abbiamo. Abbiamo, vabbè, una dotazione di tutto rispetto per un monitor di questo prezzo. Un cavo USB per l'alimentazione, quindi questo lo si collega tranquillamente a una porta del PC o a un alimentatore esterno di un cellulare, va benissimo, e viene alimentato direttamente dalla USB. Comodissimo perché se non vogliamo portarci dietro un altro alimentatore, ma abbiamo ad esempio un power bank, lo si può portare tranquillamente con noi senza dover collegarlo a una 220. Sempre per l'alimentazione troviamo il classico alimentatore 220, scusate, 240 volt, 12 volt, 2 ampere, questo è il classico per l'Europa, e poi ne troviamo un altro, quindi una dotazione di tutto rispetto, due alimentatori. Questo con la presa inglese dell'Inghilterra, del Regno Unito, stesse caratteristiche, unica cosa cambia proprio il collegamento. Ovviamente questo non lo utilizzerò, però è comodo il fatto di averne due. Domani che devo andare nel Regno Unito, c'ho anche il suo adattatore. Posso anche tenerlo per altre funzioni che non sia quello del monitor, ovviamente. Vabbè, abbiamo un telecomando che probabilmente non verrà utilizzato, non lo utilizzerò, che ovviamente fa tutte le funzioni. Il touchscreen, ripeto, è comodo perché essendo un monitor molto leggero, se viene messo su un cavalletto, viene messo su delle situazioni, non dico precarie, però ovviamente bloccato con supporti di videocamere, eccetera, nel premere si sposterebbe. Invece così basta sfiorare e il monitor non si sposta di un millimetro. Comunque abbiamo un comodissimo telecomandino, abbiamo poi un biadesivo volendo per ovviamente collegare questo supporto che può essere utilizzato proprio per base del monitor. È stato fatto in un certo modo che possiamo usarlo in ben due configurazioni, verticale o orizzontale, a seconda di come lo vogliamo considerare. Dotato di quattro fori, per cui può essere anche avvitato e collegato anche in maniera sotto un pensile. Ha diversi svariati usi questo, è molto, molto intelligente come supporto. Io probabilmente non userò questi supporti, userò un supporto per videocamera in cui potrò spostarlo alla bisogna, però la particolarità proprio perché si adatta a tutte quelle serie di accessoristiche, dal treppiede ai ganci anche della GoPro, dove noi possiamo collegarlo, cioè, scusate, possiamo fissarlo dove vogliamo. Torniamo alla cavetteria, è veramente completa. Questo è il connettore video composito audio-video. Ovviamente più che sufficiente questa lunghezza perché poi da qui partono i cavi, i connettori. E poi l'adattatore VGA. Direi che manca solo il cavo HDMI, però chi non ne ha uno in casa da poter collegare. Direi che come unboxing abbiamo terminato. Ciao a tutti.